Questo film è stato presentato da Johnson's pH 5.5 per una pelle sana e vitale. Acqua, ghiaccio e ristora. Velocemente buono. Peter Falk, vincitore del premio speciale Tergatto Cal TV, è su Rete 4 con Il ritorno del tenente Colombo. Sai, il generale pensa che tu lo stia imbrogliando, Frank. Una certa operazione chiamata Fondo Progetti Speciali. Riguarda la fondazione, non c'entra col battaglione d'addestramento. Ma come diavolo potevo riuscire a trovare qualcosa di così interessante senza prima parlare con alcuni dei miei vecchi commilitoni al Pentagono? E lo sai cosa ho scoperto, amico mio? Omicidi. Mi hanno parlato di un incidente. Beh, io ho una domanda. Il ritorno di Colombo. Intrighi inspiegabili. Domenica. Alle 20:30 su Rete 4. 1936, spazioso, versatile, sicuro, sulla linea New York-Chicago entra in servizio il DC-3, l'aereo che rivoluziona il trasporto aereo. Oggi, spaziosa, versatile, sicura, sulla linea casa-scuola-casa entra in servizio la Twingo, l'auto che ha già rivoluzionato l'auto. Twingo, l'unica piccola monovolume. Scambia idee. Senti i loro sogni segreti. Ascolta prima, poi rispondi. Scegli ragazzi e ragazze che ti piacciono. Tutti quelli che vuoi. Per un divertimento straordinario. Che crescevano? Io sì, anch'io. E senti che sapore? È il sapore dello yogurt. Sì, però è diverso. A pensarci bene, sa anche un po' di albero. Sì, la natura di Yomo la senti dal sapore. Yomo ti premia con la maglietta viva che si colora alla luce del sole, creata da Fiorucci. State per scoprire uno dei tre nuovi Speak & Span. È senza risciacquo come prima, veloce come prima. Ma da oggi ha un profumo mai sentito prima. È il nuovo Speak & Span Freschezza dei Fiori di Campo. Un profumo che dura da mattina a sera. Caro, chiuderesti la finestra? C'è corrente. Certo, cara. Nuovo Speak & Span. Pulisce più in fretta, profuma più a lungo. Tra queste camicie c'è sicuramente anche la vostra Dino R Collofit, giusto collo, come la mia. E se va bene a me, buona camicia a tutti, Dino R, proprio una camicia coi baffi. Mirko Costa, anni 36, oggi ha un buon tenore di vita, ma domani potrà mantenerlo con la pensione minima? Con 400.000 lire al mese avrà una pensione integrativa mensile di 1.688.000 lire dalla Mediolanum della Fininvest. Rivolgetevi ai consulenti globali di Programma Italia. René Simonsen. Malizia profumo d'intesa. Anche lei usa il nuovo deodorante Malizia Freschezza. Così delicato, così fresco. Malizia profumo d'intesa. Così naturale. E per lui, Malizia Uomo. Malizia. Certo, l'ho detto a lei, deodorante. Eh sì, perché con Malizia nasce sempre un'intesa. Malizia. Visto? Scegli la tua freschezza con Malizia. Mulinex ha inventato il robot Genius. I suoi sistemi di autocontrollo e autoprogrammazione garantiscono la velocità ideale per ogni preparazione. Un Genius in cucina. Mulinex! Oh no, è tutto da stirare. Addio, passeggiata. Se avesse il ferro Ultimate Mulinex, doppio vapore, doppia asciugatura. Le basterebbe una passata. Certo che ce l'ho. E per il calcare? Per il calcare fa così. Ultimate Mulinex. Perfezione a tutto vapore. Mulinex. De Lorenzo in carcere, ritirato il passaporto a Bettino Craxi, fotografie e grandi titoli su questo argomento sulle prime pagine quotidiane oggi in edicola. Ma ancora polemiche sulla Formula 1 dopo l'incidente, l'ennesimo in Formula 1, questa volta a Monte Carlo, tra breve nella rassegna stampa del TG4.
Buonasera e bentornati ai Bellissimi News. Questa sera per voi, e solo per voi, delle notizie fantastiche. Ecco la prima. Un poker di regine per un western mozzafiato. Andy McDowell, Madeleine Stowe, Drew Barrymore e Mary Stuart Masterson sono quattro spietate cowgirls nel selvaggio west in Bad Girls, ragazze cattive. Per 5 mesi le ragazze si sono allenate a sparare, cavalcare, tirare il lazzo. Beh, non si può avere tutto dalle attrici. Mel Gibson, l'affascinante uomo senza volto cinematografico, si è così divertito a dirigere il suo primo film che ora sta già lavorando al suo secondo, Braveheart, cuore eroico, una romantica storia del tipo C'era una volta, ambientata 3 secoli fa. Dennis Hopper ha colpito ancora, realizzando una commedia d'azione, Chasers, gli inseguitori. È la storia di 2 militari che devono scortare la splendida Erika Ileniak da un carcere all'altro. Ma i 2 ragazzi non sarebbero chasers se non dovessero inseguire la ragazza che in tutti i modi cerca di sfuggire dai 2 guardiani. Dennis Hopper appare in una piccola parte del film. Sì, interpreta un perfetto degenerato che per lo più abbaia. Ed ora il film della serata preceduto dalla scheda di curiosità. Noi ci vediamo domani. Arnie Cunningham è un giovane imbranato al quale la vita sembra aver negato tutto. Tutto tranne Christine, una splendida Plymouth Fury del 58 della quale il ragazzo si innamora perdutamente. Ma sotto alla carrozzeria della macchina c'è qualcosa di peggio che un semplice motore. Diretto da John Carpenter ed interpretato da Kit Gordon, Alexandra Paul, John Stockwell, Robert Prosky e Harry Dean Stanton, Christine è l'ennesima variazione sul tema della macchina pensante. Il soggetto del film è tratto da un romanzo di Stephen King, il quale evidentemente affascinato dalla perfidia delle automobili animate di vita propria, per il suo debutto alla regia ci ha proposto in brivido La ribellione di tutte le macchine, capitanata da un camion dal volto inquietante. Ma altre automobili viventi hanno calcato le strade della celluloide, come fece la macchina nera, una misteriosa e spietata autovettura che si lasciava alle spalle una lunga scia di sangue. Fortunatamente però ci sono state anche automobili pacifiche. Primo fra tutti Herbie, il maggiolino tutto matto che fece la sua comparsa nel 1969 in un film della Disney e che ritornò sugli schermi per altre 3 volte. Nella sua terza avventura Herbie addirittura trova l'anima gemella in una Lancia Beta Monte Carlo. E verso la fine degli anni 80 fa la sua comparsa Benny, il taxi chiacchierone di chi ha incastrato Roger Rabbit, pronto a correre in aiuto di chiunque alzi un pollice. Ma questa sera ci troviamo alle prese con la metà oscura del mondo automobilistico, per cui allacciatevi le cinture. È in arrivo Christine. Buonasera dal TG4. L'ex ministro della Sanità Francesco De Lorenzo è stato arrestato e ora si trova nel carcere napoletano di Poggio Reale. È la notizia di apertura praticamente di tutti i quotidiani oggi in edicola. Cominciamo la nostra rassegna dal giornale diretto da Vittorio Feltri, che apre su una foto di De Lorenzo e accanto a quella dell'ex ministro della Sanità la foto di Bettino Craxi. È di loro che si parla molto in queste ultime ore. De Lorenzo in carcere,
Craxi a giudizio. Craxi non solo è stato rinviato a giudizio, ma gli è stato anche tolto il passaporto. La magistratura procede contro due dei maggiori protagonisti di Tangentopoli, scrive il giornale. Per il conto protezione, il famoso conto svizzero intestato all'architetto Larini, alla sbarra anche Martelli, oltre allo stesso Larini e l'ex venerabile della loggia P2, Licio Gelli. L'ex ministro della Sanità è accusato di associazione a delinquere e anche di corruzione. Si sarebbe fatto dare in tangenti 7 miliardi dalle case farmaceutiche. E subito sotto, ancora a completamento del titolo, i giudici ritirano il passaporto all'ex leader socialista e decidono anche di processarlo. Subito sotto troviamo il commento del direttore del giornale, Vittorio Feltri, un fondo che ha per titolo «O professore in sfrontatezza». Leggiamolo insieme. Una sua frase, una frase di De Lorenzo, è destinata a passare alla storia, anzi alla barzelletta. Altro che ministro, il Nobel mi dovrebbero dare, aveva detto a suo tempo De Lorenzo, e invece gli hanno dato un'ordinanza di custodia cautelare. In altre più chiare parole, la galera. Di spalla c'è un altro articolo dedicato sempre in qualche modo all'arresto di De Lorenzo. Si parla, leggiamo il titolo, «Il calvario di un bambino negli ospedali di sua sanità». Sua sanità e De Lorenzo. Si racconta in questo articolo firmato da Nino Longobardi la vicenda di un bambino di Roma che ha avuto un incidente, un bambino di un povero quartiere della città, il quartiere Casilino, investito da una macchina, aveva subito necessità di cure e di un intervento. Ha fatto un sacco di giri da un ospedale all'altro, sempre a bordo di un'ambulanza, e alla fine nessun ospedale lo ha ricoverato se non costretti dalla forza. I medici dell'ultimo ospedale, l'Umberto I, sono stati costretti in pratica a tenerselo questo bambino. Si fa notare nel fondo di Nino Longobardi che lo stesso trattamento non è stato riservato al Papa Giovanni Paolo II quando 2 settimane fa si è rotto il femore. L'articolo conclude dicendo: ha capito, signor De Lorenzo, il caos delle strutture sanitarie? Questa è l'eredità che lei ci ha lasciato. Andiamo in centropagina del giornale, la formula della morte, e c'è una grande foto sull'ultimo incidente in Formula 1 avvenuto ieri a Monte Carlo. Dopo Senna e Ratzenberger, l'automobilismo fa un'altra vittima. Incidente al Gran Premio di Monaco, pilota austriaco e il pilota Wendlinger è in coma all'ospedale di Nizza. In fondo pagina c'è un titolo curioso, ma lo riprenderemo più avanti nella nostra rassegna. Andiamo alle prime pagine degli altri quotidiani, l'Indipendente, anche qui in pratica stessa apertura, a sinistra De Lorenzo, a destra la foto di Craxi, De Lorenzo in manette e Craxi a rischio. E sempre in centro pagina l'incidente in Formula 1, un altro pilota in coma, a chi tocca oggi in Formula 1? E c'è un punto di domanda. L'Unità, organo del PDS, arrestato De Lorenzo, Craxi e Gelli a processo per mani pulite e contro protezione, giudizio anche Martelli. All'ex leader del PSI è stato ritirato il passaporto. Per quanto riguarda la politica, andiamo in centropagina, Occhetto lancia i 100 giorni d'opposizione. Mentre si aspettano i primi 100 giorni del governo guidato da Silvio Berlusconi, Occhetto, leader dei progressisti del PDS, lancia i 100 giorni appunto del, fra virgolette, governo di opposizione. Berlusconi cerca i voti, il PP si spacca, cerca i voti per avere la maggioranza al Senato. Tensione tra la maggioranza e Scalfaro, ma in serata il fronte Berlusconi cerca di ricucire i rapporti. Si è sciolta come una bolla di sapone la voce di presunti dissapori tra alcuni esponenti della maggioranza, vedi il ministro dell'interno Maroni e il presidente Scalfaro. La notizia è svanita in pratica nel nulla, c'è stato in serata uno scambio di telegrammi fra Maroni e Scalfaro e la parola del presidente è stata di buon lavoro al neo ministro dell'interno. Per quanto riguarda gli esteri, di spalla all'Unità, il laburista John Schmidt è stato stroncato da un infarto, un leader destinato a diventare il premier d'Inghilterra, successore di John Major. L'informazione di Mario Pendinelli, popolari incerti su Berlusconi a pochi giorni dal voto al Senato, dove il governo non ha ancora la maggioranza sicura. E intanto spunta l'ipotesi di una astensione tecnica da parte dei popolari. Subito sotto un articolo sui dubbi di De Mita e Buttiglione.
firmato da Ottorino Gurgo, ma in centro pagina una grande foto dell'ex ministro della Sanità De Lorenzo che finisce in carcere per l'ex ministro 67 capi d'accusa. In fondo pagina errori, cinismo e bugie in Formula 1, il gravissimo incidente di Monte Carlo, dramma anche a Monte Carlo, anche perché prima c'era stato quello di Imola, moribondo un giovane pilota austriaco, Karl Wendinger. E poi gli altri fatti del giorno, leggiamo insieme gli strilli, siamo più ricchi della Germania, a fine anno il reddito degli italiani supererà quello dei tedeschi. Beh, ci fa piacere questa notizia. E poi si parla anche di moda, sull'informazione la moda riscopre i vecchi blue jeans. E per quanto riguarda lo sport, il calcio, l'allenatore della nazionale Sacchi ha scelto i 22 per i mondiali. Che sorpresa, i mondiali anche Bucci, Apolloni e Mussi, fuori Peruzzi e Silenzi. Il Tempo di Roma, apertura dedicata alla politica, il centro si spacca, tratto da Berlusconi, il brivido delle dimissioni corre sul Quirinale. E di spalla mattanza, un termine forte, mattanza in Formula 1 dopo la tragica morte di Ratzenberger e Senna a Imola, nuovo drammatico incidente a Monte Carlo. A 270 km all'ora questa la velocità raggiunta da Wendlinger contro il Garrey, in coma il pilota austriaco. Subito sotto, manca ancora la foto, ma il titolo ci assicura che è quella dell'ex ministro della Sanità, De Lorenzo, in cella. E c'è anche un commento. Era ora l'ex ministro della Sanità accusato di associazione a delinquere. Per quanto riguarda Craxi e i processi milanesi, Ambrosiano, Craxi alla sbarra, conto protezione a giudizio per il crack con Gelli e Martelli. Ritirato il passaporto all'ex segretario socialista. E per quanto riguarda le inchieste per la costruzione del centro RAI di Saxa-Rubra Roma, altri 10 indagati, sprecati 100 miliardi. Buone notizie sul fronte dell'economia, grande industria ripresa, la Fiat è fuori dal tunnel. E poi per lo sport, l'avevamo sentito anche prima, sull'informazione USA 94, Sacchi ha scelto i magnifici 22. Andiamo di spalla, leggiamo anche le altre notizie, gli strilli del tempo. La CE prevede un'Italia più ricca della Germania, ne avevamo sentito un titolo analogo prima. E poi una notizia a dir poco agghiacciante, un bambino imbalsamato, il macabro traffico di droga. In poche parole, il corpicino di un bambino sarebbe stato imbalsamato e dentro, al posto delle viscere, sono stati trovati delle quantità di droga. Lo avrebbe rivelato una donna che non è di nazionalità italiana, una donna di 25 anni, una marocchina, che avrebbe fatto queste rivelazioni sulle modalità di questo macabro traffico di droga. Ogni giorno, è il caso di dirlo, se ne sentono di tutti i colori. Andiamo ad argomenti più leggeri. Si è aperta ieri la 47esima edizione del Festival di Cannes, inaugurato il Festival del Cinema, una retrospettiva dedicata anche al nostro Federico Fellini. La Nazione di Firenze e Caso Quirinale, la maggioranza ora offre la pace. Berlusconi, nessun gelo, il grazie di Maroni. Di spalla De Lorenzo in manette, Craxi senza passaporto, processo per bancarotta. Anche qui un grande titolo dedicato alla Formula 1, ancora sangue. Per quanto riguarda l'apertura della Nazione, è interessante leggere il fondo di Eduard Ludwak, acuto osservatore delle cose italiane viste dall'estero. Si è parlato tanto in questi giorni delle reazioni della stampa estera, americana in particolare, al nuovo governo formato da Silvio Berlusconi. Leggiamo insieme quello che dice Ludwak. Famosa nel mondo per la sua indipendenza, la stampa americana è indipendente soprattutto dall'amministrazione Clinton. È una differenza in più rispetto agli anni delle amministrazioni repubblicane Ford, Bush, Reagan, Kissinger, Scofro e altri consiglieri presidenziali, se non addirittura gli stessi presidenti, tenevano i contatti con la stampa e cercavano di influenzare i giudizi in politica estera. Oggi non è così, per cui quando il New York Times presenta il governo Berlusconi con il titolo allarmistico «I neofascisti italiani ottengono 5 ministeri del nuovo gabinetto», una cosa è sicura, non riflette le posizioni dell'amministrazione Clinton. Avevamo detto che in fondo pagina di altri giornali c'erano notizie che meritavano attenzione. Vi leggo solo i titoli. In fondo pagina del Tempo, supermercato vietato agli adolescenti. Accade in Francia, a Besançon. Perché il padrone del supermercato vieta l'ingresso ai minori di 16 anni? Perché secondo lui rubano.
E poi, altro titolo che secondo noi merita una certa attenzione, in fondo pagina dell'Indipendente, Marina alla scuola, la mamma va in prigione. La notizia viene dagli Stati Uniti, precisamente il fatto è accaduto nella West Virginia. La piccina, 8 anni, era rimasta a casa 59 giorni. Punita dunque la mamma. Un esempio del celebre pragmatismo Yankee, scrive l'Indipendente. Scuole vuote vuol dire prigioni piene. Ecco così che si corre ai ripari. Termina la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito fin qui. Ci vediamo domani, buonanotte. Phone One. Dalla tradizione cinese, un aiuto naturale contro lo stress. Eleutero. Eleuterococco cinese. Phone One. Più concentrazione contro lo stress mentale. Anche oggi sulla spesa ho risparmiato un bel po'. Bravo. La mia camicia. Ma per le macchie ci vuole la candeggina. Sì, ma tu sbagli candeggio. Con Ace questo non succede. Uso questa per risparmiare. Credi di risparmiare, ma una camicia quanto ti costa? Guarda la mia camicia. Sono anni che la candeggio con Ace ed è perfetta. È vero. A conti fatti, questo è risparmio. Ace smacchia più bianco senza strap. A conti fatti, un bel risparmio. Se ci metti passione, mettici Enervit. Bel gioioso Yomo con frutta. Niente additivi, solo latte, zucchero, fermenti lattici vivi e la frutta che piace ai piccoli, anche ai piccolissimi. E oggi Bel gioioso con frutta ti regala Tom e Jerry. Ogni anno 24 milioni di persone si ritrovano insieme con British Airways, la linea aerea preferita nel mondo. Gonna take it all the way now. Gonna take it to the top now. Just how it grows your heart. In an amazing splendor, Panasonic. In an amazing splendor, Panasonic. Mirko Costa, anni 36, coniugato. Reddito mensile 4.200.000 lire. Oggi la sua famiglia ha un buon tenore di vita, ma domani potrà mantenerlo con la pensione minima? Noi ci abbiamo pensato ora. Con un versamento mensile di 400.000 lire avremo ogni mese una pensione integrativa di 1.688.000 lire di soldi veri, al valore di adesso, per mantenere il nostro tenore di vita. E non essere di peso a nessuno. Pensione integrativa Mediolanum della Fininvest. Rivolgetevi ai consulenti globali di Programma Italia. Confessioni di mezzanotte. Nella notte tutti i segreti saranno rivelati. Chiama l'144-114570. Confessioni di persone reali. Chiama adesso per confessioni vere e private. Per lasciare la tua confessione, chiama l'144-114570. Confessioni di mezzanotte. Scott lavora come assistente sociale nei bassi fondi di Miami. Il piccolo Tommy è il suo migliore amico. Forse perché gli ricorda tanto suo figlio, tragicamente scomparso. Non credo che esista al mondo qualcuno a cui voglio tanto bene quanto ne voglio a te. Desidero solo che tu faccia una vita pulita. Ma quando si è così giovani, è facile commettere degli errori. Questa banda del crack non scherza, sono degli assassini. Dalla banda non si esce. Mio figlio, io ero troppo ubriaco per tirarlo fuori dall'auto.
Ma adesso non sono ubriaco. Per Film Cronaca, John Travolta, nella Tana del Serpente, martedì alle 20.30 su Rete 4. Physiotron modella il tuo corpo. Physiotron dei DB Center. E Evil, tra i migliori, il migliore, presentano Chuck News. La vita ci regala quello che sogniamo. A volte ce lo nega. Mi dispiace, Bob, ma non ti resta molto tempo. Sarò sincero, ci vorrebbe un miracolo nel mio caso. Il fatto è che rischio di morire. Ora la cosa buffa qui è che tu stai per nascere. Scalcia, si muove, si fa sentire. È il nostro bambino, resta con noi. Figlio, moglie. Michael Keaton, Nicole Kidman, My Life. Dal 15 aprile nei migliori cinema. Dopo 50 anni. Cosa? Di futili litigi. Cosa? Cosa? Allora? Cosa? Finalmente trovarono un motivo. Porco. Che pezzo di boia. Fondato di scontro. Vedi, le donne fondono troppo con me. È una di quelle cose tipo attrazione fatale. Oh, ma sono bellissimi. Grazie. Jack Lemmon. Il tuo gatto me l'ha rifatta sugli scalini. Sì, e vedi che i gatti si ammaestrano? Walter Matthau. E perché una donna dovrebbe venire alle due di notte a trovare te? Tu come te lo spieghi, babbeo? Oh my God. Anne Margaret. Quando hai fatto l'amore l'ultima volta? 4 ottobre 1978. Due irresistibili brontoloni. Se avessi saputo che c'era una scena di nudo in questo film, avrei chiesto un miliardo in più. Physiotron modella il tuo corpo. Physiotron nei DB Center. E Evil, tra i migliori, il migliore, hanno presentato Chuck News.